Che la pubblica amministrazione italiana digitale non funzioni, non ci sono dubbi. Il vero punto è capire come mai. Per alcuni è una questione culturale, per altri è una questione tecnica, non mi danno le API, eccetera. Ne abbiamo passate di tutti i colori, tutti ci hanno provato, l'ultimo è stato Piacentini. Quali sono le ragioni? Non è semplice, però provo a portarvi tre esempi. Io da buon digitale, quando mi sono trasferito a Londra, ho goduto subito dei vantaggi di quello che è un sistema che funziona. E allora vi faccio tre esempi che poi riportiamo sull'Italia e cerchiamo di capire perché in Italia non potrebbero mai funzionare. La patente inglese, se la perdo, vado sul sito, mi loggo, faccio click e dopo 2 o 3 giorni mi arriva la patente. La carta di credito la prendono praticamente tutti, ovunque, anche io. Sono andato sul sito izettle.com, mi è arrivato un lettore, da oggi prendo anche l'American Express, non è un problema. Terzo, la login unica per i servizi della pubblica amministrazione. Cioè tu entri dentro qualunque sito del mondo.gov.uk e fai qualunque cosa, business, personale, eccetera, con una sola login. Non sono mai stato in 10 anni in un ufficio della pubblica amministrazione in UK, se non una sola volta quando mi hanno dovuto riconoscere per darmi il primo passaporto. E perché questo non è possibile? Perché in Italia non è possibile fare click e ricevere la patente in 4 giorni e basta? Perché non è un problema tecnico, non è un problema digitale, non è un problema di API, non è un problema di interfacce, è un problema più antico del digitale, quella fascia sotto di burocrazia che se non cambia non potrà mai portare l'Italia a diventare veramente digitale. Per esempio ci vuole la denuncia, bisogna andare fisicamente in un posto, dai carabinieri, della polizia, e fare la denuncia. Sì, si può fare online, in realtà è una prenotazione, ma bisogna fare la denuncia. Allora fino a quando ci sarà quel collegamento antico con il valore della patente che è fisico, perché devi avere il tesserino con te quando guidi per non avere la multa, non è uno status, mentre in Inghilterra, per esempio, è uno status. E quindi io ho la patente, nel senso che ho conseguito quel titolo, quella licenza, e non ho bisogno di avere il tesserino che lo dimostri. Sarà la pubblica amministrazione a farlo, nella fattispecie la polizia quando mi ferma e così via, anche se per semplificare le cose c'è la foto del tesserino sull'applicazione ufficiale che ti permette di riceverla e di farla vedere. Il secondo esempio era la carta di credito, la prendono tutti, abbiamo detto, nel mio nuovo paese, ma come mai in Italia non la prende nessuno? Se lo chiedete vi rispondono che è una questione di commissioni e non è che non la prende nessuno, la prendono in pochi e soprattutto da un certo importo in poi. Se vai a pagare un caffè con la carta di credito probabilmente lo devono accettare, ma nella maggior parte dei casi questo non avviene, a meno che non ti metti a discutere. Soprattutto tutte le cose mobili, il baracchino che si muove, il gelataio che si muove, non ha la carta di credito, come mai non la prende? Come mai? Eppure io la prendo, ho la mia personale, posso prendere i soldi dagli amici se uno mi deve dare 20 pound. Perché c'è un tema anche qui che sta dietro, non è una questione tecnologica o di mentalità, è che evidentemente la pressione fiscale è così alta che quella poca marginalità e quella commissione della carta di credito non sono sufficienti, sono troppe rispetto alla marginalità. È un paese dove l'evasione fiscale sappiamo essere elevata, perché è alta la pressione fiscale, per mille ragioni, fatto sta che lo è, e quindi di conseguenza molte imprese fanno nero e per fare nero non bisogna accettare la carta di credito, ci vuole il cash, e poi quelli che fanno nero hanno cash e a quel punto con quel cash devono andare a spendere cash, non è che lo possono versare in banca, e avanti così. È un paese che è al di là del tema digitale della carta di credito, dietro a un mondo che non è ancora cambiato e quindi di conseguenza non può cambiare la parte davanti. E come mai non c'è una vera login unica? Se ne parla da anni, adesso è arrivato Piacentini 2 anni fa, che ha detto che siamo nel 2018, che nel 2022 avremo un'applicazione che ha fatto vedere nel 2018. Eppure un uomo che ha avuto a che fare con il digitale che funziona, forse Amazon è uno degli esempi migliori in termini di usabilità, di velocità, di cose che funzionano. Che cosa succede? Succede che non è un tema tecnologico, è un tema anche lì legato alla cultura del paese, ai meccanismi. Abbiamo le ASL che non si parlano tra di loro, le ASL, abbiamo i comuni che non si parlano tra di loro. Abbiamo avuto qualche anno fa un Digital Champion che ha invitato una serie di persone che ha chiamato Digital Champion ad andare ad avvisare la pubblica amministrazione del fatto che
avrebbero dovuto accettare la fattura elettronica. Cioè non c'era un click che hanno fatto dal centro dicendo ehi, da domani amministrazione accettate la fattura elettronica. In Inghilterra per esempio è così. Ma non è perché l'Inghilterra è meglio, semplicemente perché è un caso che io conosco, ce ne saranno probabilmente altri di virtuosi, in cui le cose funzionano diversamente. E quando le vedi funzionare diversamente capisci che si può fare, ma capisci anche che la tecnologia è solamente una commodity, è uno strato che sta sopra, è facile da fare quando c'è il contesto sotto che te lo permette. È un'Italia dei comuni medievale, ancora basata sui piccoli poteri, ogni piccolo ufficio della pubblica amministrazione o potentato, dove questo potentato può essere esercitato se hai la carta che è gestibile, elastica. Col digitale non c'è elasticità, premi, ottieni, se devi avere un privilegio ce l'hai perché tecnicamente è previsto che tu possa averlo. L'intervento umano ovviamente in quei casi arriva solamente quando è necessario, quando si esce dai binari prestabiliti. Con la carta si può ancora gestire tutto un po' in un certo modo. Di base è un tema culturale che deve cambiare, perché stiamo vivendo in Italia una sorta di medioevo senza sapere di essere nel medioevo. Cioè torniamo indietro nel tempo: nel medioevo non avevano il bagno in casa, l'acqua corrente, ma non pensavano di vivere in un mondo assurdo del passato, perché era il presente per loro. Noi viviamo in una sorta di presente in Italia che non ci fa vedere al di fuori di quello stato, anche perché poi parliamo poco l'inglese, anche quando andiamo in giro non ci rendiamo perfettamente conto di che cosa accade. Facciamo i turisti, facciamo le foto, ma in generale quelli che spatriano poi rimangono fuori, non si porta cultura indietro di solito, e quindi non ci accorgiamo di vivere in questa sorta di medioevo, quando invece in realtà fuori dalle nostre porte il futuro è già lì, che è per noi evidentemente, per altri è il presente. E quindi questo stato di cose che ci fa sentire un po' come la rana nell'acqua calda che piano piano si scalda e alla fine muore dentro l'acqua bollente perché non è riuscita a liberarsene, perché era in questo stato, insomma, alla fine di comodità del passato, dell'acqua tiepida che poi piano piano però diventa bollente ed esplode. Cosa deve fare quindi un governo? Se ha i muscoli, deve resettare tutto, ma davvero, cioè deve fare lo switch off di tutto quello che non è digitale, cartaceo o digitalizzabile, per legge. Vuol dire che se non lo fai sei fuori legge, finito, e con delle sanzioni molto pesanti per i singoli individui, perché il vero problema è che una delle cose che ho visto in Italia è che nessuno ha mai una vera responsabilità di qualcosa. Si parla per l'azienda, si parla per quello che sta sopra. Che c'entra tutto ciò? C'entra perché è inutile costruire strati digitali, è inutile verniciare una carrozzeria se il ferro sotto è arrugginito. Bisogna prima grattare via la ruggine, dopo si vernicia di digitale.